Ciao a tutti, oggi siamo qui per parlare di areggiatura, un'operazione molto importante per avere il vostro prato sempre in salute. È semplicemente un'operazione meccanica studiata per intervenire sul vostro prato ed eliminare il feltro. Il feltro è una parte organica indecomposta prodotta dal prato che si trova tra la superficie del terreno e la parte aerea, cioè le foglie del vostro tappeto erboso. Cosa fa il feltro di così dannoso sul prato? Molte cose. Prima di tutto limita molto l'assorbimento e il passaggio dell'acqua di irrigazione e dell'acqua piovana al terreno e insieme limita anche l'assorbimento dei nutrienti, quindi di tutti i concimi che andate a distribuire sul prato. Oltre a ciò, il feltro è anche la casa perfetta, diciamo, per tutti i patogeni, quindi la maggior parte delle malattie fungine, quando non ha la condizione per svilupparsi, trova una casa perfetta, un luogo riparato per superare i momenti difficili proprio nel feltro. Queste sono le principali ragioni per cui il feltro è assolutamente meglio non averlo nel vostro tappeto erboso. Semplicemente, appunto, essendo un'operazione meccanica, si vanno ad utilizzare degli strumenti che possono essere o un rastrello per piccole aree, ci sono appunto dei rastrelli fatti apposta per questa operazione, oppure dei macchinari che sono degli areggiatori, si chiamano appunto areggiatori, possono essere a molle o a lame, elettrici o a motore. In base alla grandezza dell'area e al lavoro che uno deve fare, si trovano facilmente sia a noleggio che in vendita, appunto per riuscire a fare queste operazioni facilmente. La macchina in sé, qualsiasi abbiate a disposizione sia il rastrello che il macchinario, va proprio meccanicamente ad eliminare il feltro passando tra le foglie dell'erba. L'areggiatura è un'operazione appunto da fare abbastanza programmata, oltre che essere un'operazione importante da fare sul prato, ci vuole anche un po' di programmazione. Indicativamente un'areggiatura all'anno potrebbe essere una buona indicazione di partenza, ecco. Sicuramente i periodi di meno stress o in cui il prato va incontro a meno stress, quindi solitamente la primavera e l'autunno. Periodi di ripresa già vegetativa per il nostro tappeto erboso in cui è più facile intervenire senza creare troppi danni che durano tanto tempo sul tappeto erboso. Beh, cambia che il feltro è in continuo accumulo nel tappeto erboso, quindi protrarre per più tempo o aspettare a fare la areggiatura farà solamente sì che ci sarà più feltro da togliere in futuro. E quindi l'operazione sarà molto più invasiva e ci sarà molto più lavoro da fare, quindi forse è meglio programmarla a cadenza regolare, appunto una volta all'anno è di solito un tempo utile per non fare troppo male al prato e non avere neanche troppo feltro da togliere mediamente. Programmare invece più areggiatura durante l'anno potrebbe essere un po' troppo per il nostro prato, soprattutto se parliamo di giardini residenziali in cui le specie utilizzate solitamente non richiedono più di un'areggiatura all'anno. Molte areggiature durante l'anno potrebbero portare molto stress al vostro tappeto erboso. Appunto l'areggiatura, come vi spiegavo prima, è un'operazione meccanica che va a intervenire eliminando il feltro ma anche eliminando una buona parte delle foglie del vostro prato, quindi comunque creiamo delle ferite e andiamo ad aprire anche molti spazi per l'insediamento di infestanti. Quindi il giusto compromesso è una areggiatura all'anno, appunto per evitare troppo stress al vostro tappeto erboso. In seguito alla fase di areggiatura procederemo a raccogliere tutto il feltro che abbiamo rimosso. Dopo questa operazione, quindi col prato completamente pulito, andremo a pensare alle eventuali trasemine e concimazioni. A questo punto pensiamo alla trasemina. Cosa andiamo ad utilizzare? Un miscuglio il più simile possibile o lo stesso miscuglio che avete già presente nel vostro prato. Mediamente si sceglie di utilizzare un miscuglio rustico nel caso abbiate una miscela già rustica presente,
e quindi possiamo andare a pensare di utilizzare Blue Country, Riviera per esempio, oppure se avete un miscuglio fine si può pensare di andare ad utilizzare un Blue Club, un Blue Rigenerazione o per esempio un Garden. In seguito alla tresemina dobbiamo pensare alla concimazione. Qua ci sono due scelte, possiamo intervenire subito in seguito alla tresemina con un concime starter, quindi con un concime con un buon tenore di fosforo come per esempio Superstart, New Life o Starter, oppure andare in seguito alla germinazione delle nuove plantule con un concime da spinta azotato come per esempio un Growth, un Naturale o uno Speedball. A questo punto abbiamo ultimato l'operazione di arieggiatura. Possiamo procedere a un'irrigazione eventualmente e aspettare solamente più la nascita del nuovo seme e la rigenerazione del vostro prato sarà completa. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima. Ciao!